questo compito di forestazione urbana a scala metropolitana, e direi che almeno è un allegro con moto. Ecco, adesso sempre 15 minuti, eh. Grazie. Ma io penso che non è superfluo partire con una riflessione che ci porta forse un po' lontano, ma non così lontano, nel senso che la questione urbana, la questione delle città, la questione del ruolo che hanno le città nell'aumento della CO2 nell'atmosfera terrestre e dunque tutte le successive conseguenze sul riscaldamento globale del pianeta, sul scioglimento dei ghiacciai, sul rinnovamento del livello degli oceani, sulla desertificazione, sui processi di migrazione legati ai processi di desertificazione che saranno davvero una delle grandi, gigantesche questioni dei prossimi decenni. Tutto questo ve lo mostro attraverso uno straordinario documentario fatto da David Attenborough, che è forse uno dei grandi esploratori del pianeta e che negli ultimi anni si è messo a esplorare le città, consapevole del fatto che a tutti gli effetti le città non solo sono cresciute enormemente sulla superficie delle terre emesse del pianeta, nonostante unite tutte insieme non occupino più del 3% di questa superficie, ma come vi dicevo hanno un ruolo, come dire, molto importante nel determinare alcuni degli effetti più dannosi del cambiamento climatico, ma le città contemporaneamente sono anche le vittime principali di questa straordinaria e per molti aspetti irreversibile accelerazione relativa al cambiamento climatico. La principale di questa, come dire, queste conseguenze è per esempio il fatto che gran parte delle città costiere, delle grandi metropoli costiere su cui si concentra la gran parte della popolazione urbana del pianeta sarà, se non si interviene rapidamente nel rispetto degli accordi, in particolar modo di COP21 di Parigi, costretta o a migrare o a fare i conti con dei fenomeni di inondazione dovuti all'innalzamento del livello degli oceani, come dire, assai gravi. Allora, il tema qual è? Il tema è capire tutti insieme, per questo si parla di una sfida planetaria, se le città che sono la causa prima del cambiamento climatico possono diventare in qualche modo non solo le vittime, ma i protagonisti di una grande campagna per una trasformazione radicale degli indici che determinano il cambiamento climatico. E dentro questa grande campagna il tema della forestazione è un tema fortissimo, per una ragione molto semplice, perché le foreste, i boschi, gli alberi assorbono circa il 40% di quel 75%. E da questo punto di vista il tema non è solo quello di bloccare tutti i processi di deforestazione, il tema non è solo quello di tornare, come sta facendo in parte la Cina, come stanno facendo alcuni stati del Sud America, a riforestare le pianure, le colline, le coste. Il tema è in larga parte quello di capire come oggi la sfida si gioca nelle città. Riforestare le città significa ampliare in maniera radicale, sostanziale, moltiplicando gli spazi verdi, alberati e biologici dentro le nostre città, dove il nemico, se volete, ha il suo campo di battaglia. E questo è un po', se volete, il senso di quello che l'assessore Vanardi ha introdotto ed è il senso di quello che stiamo cercando di fare con un gruppo di esperti che sono tra l'altro seduti in larga parte qua con me e che hanno in questi anni lavorato in modo intenso, coraggioso sul tema del verde e della forestazione urbana. Quali sono i vantaggi? I vantaggi sono naturalmente ridurre una delle grandi questioni che riguarda la condizione urbana, che è la creazione di isole di calore, di un effetto di riscaldamento puntuale dovuto proprio alla presenza di suolo antropizzato, ridurre gli inquinanti atmosferici, tema che per Milano, lasciatemi dire, è fondamentale, assorbimento di CO2 rispetto anche alla mitigazione del cambiamento climatico, ridurre il consumo energetico, su questi dati sono assolutamente ormai, come dire, talmente evidenti da impedirci qualsiasi dubbio, cioè l'aumento delle superfici verdi è un gigantesco passo in avanti per la riduzione dei consumi energetici. Naturalmente l'assorbimento delle acque permette un fortissimo contributo rispetto alla totale impermeabilizzazione che ha caratterizzato l'urbanizzazione diffusa negli anni 90 e 80, l'assorbimento delle acque è un elemento di grande aiuto a
evitare forme di allagamento e di inondazione, ma poi l'aumento della biodiversità, che è una delle questioni che, come dire, Attenborough riflette e considera nelle sue riflessioni, ma anche qualcosa di molto di più, cioè quella della forestazione intesa come un intervento non solo per la piantumazione di alberi, ma per complessiva operazione di moltiplicazione delle superfici verdi, è anche una grande volano dal punto di vista produttivo e economico, oltre che essere un fattore di grande vantaggio psicologico nella vita quotidiana dei cittadini. C'è una specie di denominatore comune, di elemento basico di tutto questo discorso, che deriva da quello che è la vita degli alberi. Sono soggetti straordinari, sono individui, ognuno diverso dall'altro, ognuno ha una sua biologia evolutiva, ha una sua strategia, ha una sua crescita, ha una sua sensibilità, una sua intelligenza, una sua capacità di comunicazione. Ma gli alberi ci aiutano a, ad assorbire la CO2, ci aiutano a assorbire le polveri sottili del traffico, ci aiutano a schermare, a creare dei microclimi che ci rendono più facile la vita, ci aiutano ad aumentare la biodiversità. Allora, quando parliamo di forestazione parliamo di una serie di interventi, come dicevo. Parliamo, per essere molto sintetici, di ampliamento delle foreste periurbane e dei boschi, parliamo di ampliamento dei parchi cittadini e delle foreste, cioè di quelle dimensioni di verde continuo che superano i 0,5 ettari, parliamo dei piccoli parchi, che sono un altro fattore fondamentale della presenza del verde in una città come Milano. Parliamo di filari, piccoli gruppi di alberi, alberi in zone urbane, urbanizzate, che però, se connesse soprattutto, se costituite attraverso corridoi, possono avere un effetto molto importante. Parliamo di un sistema di spazi verdi alberati che sono sparsi, diffusi all'interno della città, e parliamo naturalmente, qui cito un caso che conosco ovviamente, anche della possibilità di usare il verde in modo più intenso in rapporto alle superfici disponibili. Alla fine la qualità o l'interesse di questo edificio sta proprio lì, sta nel fatto che in una superficie di 1000 metri quadri c'è un numero di piante equivalente circa a 25.000 metri quadri di foresta. Allora, quali sono le strategie? C'è una ricerca in atto, ne parlava prima l'assessore, una ricerca che coinvolge naturalmente il Comune di Milano, il Politecnico, la città metropolitana, il Parco Sud, il Parco Nord, con un aiuto importante di Fondazione Falck e di Sistemi Urbani, ed è una ricerca che si pone innanzitutto il problema di capire dove sta Milano, anche rispetto ad altre città. Ve ne mostro brevemente alcuni riferimenti, perché le città che oggi stanno lavorando sulla forestazione urbana sono molte. Sapete che a Mantova, fra un mese, il 28 novembre al 2 dicembre, ci sarà il primo forum sulla forestazione urbana organizzato dalla FAO, dove le città si riuniranno per discutere e comparare le loro attività. Ci sono città come Melbourne che lavorano moltissimo per cercare di aumentare la canopy sulla creazione di nuovi parchi, Barcellona che sta lavorando sulla connessione con attività dei parchi esistenti, Londra che forse per prima ha concepito l'idea di un parco metropolitano, cioè, per intenderci, non di un sistema di spazi verdi dentro l'area metropolitana, ma di un parco che comprende la metropoli come una delle componenti di una visione che guarda la città come un fenomeno biologico. Questo è un passaggio di prospettiva, non è solamente un passaggio, diciamo, di sistematizzazione tipologica. Madrid, che ritorna a pensare a un parco orbitale attorno alla città, Oslo, che lavora sul sistema di infrastrutture legate all'acqua, legate al verde, Parigi ha fatto un grande passo in avanti sul tema dei tetti verdi, ha fatto un grande passo in avanti sul tema dell'agricoltura urbana, con una sfida che sta per essere vinta, grazie a un investimento politico del sindaco Hidalgo fortissimo. Rotterdam, che lavora anch'esso sul tema dell'aumento della canopy. New York, il caso dell'High Line è solo l'inizio di una serie di interventi. Io recentemente ho partecipato a un convegno sullo Smart City a New York, in cui il tema della forestazione era il punto, diciamo, più alto di tutta la sinergia anche delle questioni relative alla smartness, cioè la città diventa tecnologica, diventa più intelligente, ma questo viene alla fine finalizzato soprattutto al coinvolgimento dei cittadini nelle opere di forestazione urbana. Philadelphia, che da tempo lavora sul tema dei parchi continui, Vancouver, San Francisco, dove forse è nata la prima app, la prima applicazione tecnologica comunicativa sulla forestazione, credo che su questo l'assessore Pelmaran abbia alcune sorprese da raccontarci, e il caso che forse c'è più vicino, quello di Tirana, che è una città fino a
a decenni fa totalmente, come si potrebbe dire, impermeabile, cemento, asfalto, e che grazie a un sindaco coraggioso negli ultimi 3 anni ha cambiato la natura della città. È una città in cui i bambini delle scuole, le associazioni dei commercianti, i comitati di quartiere, i professionisti, gli artisti, ogni giorno piantano alberi. E questo è diventato una specie quasi di ossessione collettiva, nel senso positivo, che sta cambiando il senso della città. E poi, città come la Cina, in Cina, che vivono una situazione disperata da un punto di vista dell'inquinamento dell'aria, che hanno capito che la forestazione è una delle poche sfide possibili. Ma ci interessa questa immagine. Perché ci interessa? Perché ci racconta dove siamo. Siamo molto indietro. Rispetto alle molte altre città del mondo, anche città europee, il numero, non tanto di alberi, ma l'estensione degli alberi orizzontale, cioè diciamo così dei rami, delle fronde degli alberi, che rappresenta poi un termine di paragone, è largamente oggi sotto le soglie minime di alcune altre grandi metropoli internazionali. Allora, cosa si può fare, cosa si tratta di fare? Innanzitutto si tratta di avere uno sguardo che comprenda quella che è una delle grandissime, straordinarie, per fortuna ancora per larga parte intatte risorse di Milano, che è il sistema del Parco Sud, del Parco Agricolo Sud, e per questo il ruolo di area metropolitana, di città metropolitana è così importante. E si tratta di cominciare a mettere insieme le forze per capire, attraverso un lavoro di mappatura e di interventi operativi, molto concreti, molto pragmatici, che non possono però non avere la politica della partecipazione, della condivisione come elemento chiave, cercare di sfidare una questione che in fondo Milano ha sempre guardato con grande attenzione. Milano è stata protagonista, è stato un riferimento molto importante nel campo delle politiche ambientali sul verde degli ultimi anni. I 3 esempi che vi faccio e che faccio sempre, e che tra l'altro sono rappresentati in questa sala, del Parco Sud, della difesa del Parco Sud, della creazione di un parco Nord Milano, che è stato un miracolo dal punto di vista anche delle strategie urbanistiche degli ultimi decenni, e della unica formidabile esperienza del bosco in città, sono solo alcuni degli esempi che fanno di Milano un riferimento nelle politiche ambientali. Quindi io credo che sia importante che oggi Milano si ponga la sfida della forestazione urbana e che faccia diventare questa sfida una prospettiva concreta, tenendo conto che quello su cui ci stiamo impegnando è una campagna che potrà avere dei risvolti estremamente importanti, perché effettivamente l'aumento considerevole del numero degli alberi e delle superfici verdi è un fattore che può modificare finalmente in modo sostanziale la qualità dell'aria di Milano. È un fattore che può finalmente modificare in modo sostanziale l'effetto dell'isola di calore, cioè il riscaldamento della città. È un fattore che può, drasticamente ridurre la presenza di CO2. Non stiamo parlando di ipotesi, stiamo parlando di una serie di previsioni che sono basate su dati oggettivi, sulla semplice valutazione, che può essere anche registrata con dei sensori, sulla capacità che hanno le piante, gli alberi, gli arbusti, di svolgere le funzioni che vi dicevo prima. Allora, la sfida è una sfida importante, mi avvio alla conclusione. Ci sono una serie di fasi di ricerca che sono state attivate, vi faccio vedere alcune immagini, devo dire abbastanza incredibili, che mostrano il rapporto tra riscaldamento della città e verde. Queste immagini, più che qualsiasi altra cosa, ci dicono dell'importanza, questo è il Dipartimento di Simulazione Urbana del Politecnico, e di come il verde sia l'elemento assolutamente più importante di qualsiasi elemento di protezione e difesa dal calore. Fare una ricerca di questo tipo vuol dire andare sul campo, vuol dire discutere e mettere intorno al tavolo gli operatori di tutte le istituzioni, gli esperti, i professionisti, i tecnici, vuol dire mettersi in contatto con le reti internazionali su cui Milano lavora, Resilient City, C40 e la rete di Bloomberg, e vuol dire cominciare a porsi una serie di piccole gigantesche prospettive. 3 milioni di alberi, cioè quello che ci serve per far sì che ci sia un cambiamento sostanziale nella qualità dell'aria e del calore urbano, significa per esempio cominciare a ragionare sulla riduzione drastica delle aree a parcheggio. Sono circa 3.069.000 metri quadri. Se noi cominciassimo a trasformarle gradualmente, naturalmente c'è una politica graduale, nessuno vuole e pretende di fare di più, avremmo un vantaggio formidabile. Pensate alla stessa cosa
come potrebbe essere fatta aumentando i tetti verdi. Si diceva prima Maranna della grande possibilità di avere una superficie verde aumentata, di come si potrebbe intervenire anche sul tema della phytoremediation, cioè sulla bonifica delle aree industriali, pensate agli scali merci, anche qui il vantaggio che si potrebbe ricavare nel tempo, nel senso di moltiplicazione delle aree verdi, la creazione delle cortili e delle scuole. Io ho bisogno ancora di 3 minuti, se no metti l'ansia. Non ce la facciamo. No, allora, vabbè, allora interrompo, ma se mi lasci 3 minuti se no non posso farlo. Uno non ce la faccio. Scegli la slide, no, ce la faccio. No, ce la faccio. Allora, no, non è serio, perché un minuto se no. E il tema è naturalmente di un bosco orbitale. I risultati attesi sono risultati importanti, importanti, lo ribadisco, e tali da poter rendere questo progetto serio solamente se diventa un progetto a cui tutta la città partecipa. Tre ultime slide. Se ognuno dei 134 comuni della città metropolitana milanese piantasse 2000 nuovi alberi ogni anno, non stiamo parlando di un numero infinito, in 10 anni si pianterebbero circa 3 milioni di nuovi alberi. Slide numero 2. Se per ogni nuovo nato piantassimo un albero, avremo 27.000 nuovi alberi ogni anno. Nel 2030 avremo a 300.000 nuovi alberi. Se entro i prossimi 10 anni ogni abitante della città metropolitana milanese piantasse un nuovo albero, nel 2030 avremo 3.200.000 nuovi alberi. Grazie mille. Grazie. Siamo alla fine del primo...